hashtag Noi Amiamo gli Animali. Ogni festa che si rispetti ha il suo dolce per eccellenza, anzi, molto spesso sono due. Ad esempio, che Natale sarebbe senza una fetta di panettone o di pandoro? E ovviamente, chi a Pasqua non si concede uno sgarro con un pezzo di uovo di cioccolato o una fetta di colomba? Ma proprio a proposito della colomba, vi siete mai chiesti come mai è considerata, insieme al coniglio e all'agnello, il simbolo della Pasqua? In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, scopriremo insieme perché la colomba bianca è considerata un simbolo della Pasqua e da dove nasce il dolce tipico di questa festa. La piccola colomba bianca che porta nel becco un ramoscello di ulivo è uno dei simboli della Pasqua più importanti, tanto da essere diventato anche il dolce per eccellenza di questa festività. Ma dietro a questo piccolo animale, in realtà, si nascondono tanti significati. Il primo è dato dal suo colore bianco, che vuole simboleggiare la purezza e l'innocenza. Un significato più profondo e spirituale lo si ritrova invece nella Genesi. Quando il diluvio universale terminò e le acque si calmarono, il Signore mandò a Noè proprio una piccola colomba bianca con quello stesso ramoscello di ulivo, in segno di riconciliazione tra il Creatore e l'umanità. È così che in questo modo la colomba diventa anche simbolo di pace. Sempre nelle scritture sacre si trovano altre simbologie che si nascondono dietro alla colomba. Tra queste vi è anche l'associazione al battesimo, in quanto scende dal cielo proprio durante il battesimo di Gesù. Non solo la colomba bianca, ma anche il dolce pasquale ha un significato, che attraverso una leggenda ci riporta ai tempi dei Longobardi. Pare infatti che subito dopo aver conquistato Pavia, proprio nel giorno di Pasqua, il re longobardo Alboino ricevette dal cuoco di corte proprio un dolce soffice a forma di colomba, in onore alle decorazioni del Duomo di Pavia. Per questo video è proprio tutto. Se vuoi saperne di più sulla colomba come simbolo della Pasqua, clicca sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, vuoi maggiori approfondimenti? Scoprili sempre nel link che trovi qui sotto. E voi conoscevate tutta questa simbologia nascosta dietro alla colomba? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di Amore a Quattro Zampe. Ciao ciao!